Bene, buongiorno a tutti, sono Marco e fra qualche minuto iniziamo la lezione, l'allenamento a corpo libero. Purtroppo non posso utilizzare la musica perché in questa stanza non posso collegarmi all'impianto stereo. Spero comunque che possa esservi utile. E fra qualche minuto iniziamo con un po' di riscaldamento. Ok? Vi servirà anche un asciugamano che utilizzeremo anche per un esercizio che faremo a terra. Bene, fra qualche minuto allora iniziamo. Buongiorno Maura e grazie per partecipare alla lezione. Grazie. Spero si senta bene. Cercherò di tenere il volume della voce un pochino più alto. Buongiorno. Ciao Daniela. Scusate anche se durante la lezione non interagirò troppo. Perché non sono abilissimo nell'uso di questo strumento. Bene, grazie. Io penso che possiamo iniziare. Un po' di riscaldamento in movimento, corsa sul posto, corsa calciata, saltelli vari, senza esagerare per mettere in movimento un po' tutto e un risvegliarsi. Bene? Grazie. Allora, iniziamo pure con sentina sul posto. Faremo 30 secondi per ogni esercizio, perlomeno questa prima parte. Via. Su queste ginocchia. Leggero l'appoggio dei piedi a terra, alzare bene, muovere bene anche le braccia, su, su, per 30 secondi, eh. Forza. Bene, ancora qualche secondo. Stop. Corsa calciata. Dietro, su, su, su. Ancora 30 secondi. Su, calciare bene. Leggermente in avanti il busto. Con saltelli laterali, corsa sempre sul posto, via. Leggeri saltelli spostando da un piede all'altro, su, su, su. Su, ancora qualche secondo, stop, calcio in avanti a vuoto, leggero, scarico. Su, su. Mantenere. Qualche secondo ancora. Bene. Stop. Mani vicine alla testa.
gomiti aperti, incrocio, non, mi raccomando, come dico sempre, non schiacciatevi, non importa toccare il ginocchio, su, torsione, anche questo per mezzo minuto. Ancora 10 secondi. E stop. Buono. Riprendiamo una corsetta leggera e slanciamo in alto le braccia partendo dalle spalle. Su, 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 su. Continuate così, per 30 secondi anche questo. Su, mantenere sempre lo stesso ritmo, non accelerate. Ancora 10 secondi. E stop. Bene, braccia in basso. Spingo sugli avampiedi. E slancio le braccia in alto, su, su, spinta sugli avampiedi e allungamento in alto, al massimo, su, ancora 30 secondi. Bene. Mantengo sempre la stessa velocità, attenzione a non perdere l'equilibrio, su, bene e stop, perfetto, stop, riscaldiamo le spalle, braccia aperte verso l'esterno, ben distese, circonduzione, in avanti, semplici circonduzioni, mantenendo il braccio disteso, in avanti, stop, indietro, bene, stop, rimango con le braccia distese in fuori e muovo la spalla con una intrarotazione e un'extrarotazione. Su, su, ancora 30 secondi anche questo. Bene, 10 secondi, continuiamo. E stop. Perfetto. Appoggiamo adesso le mani sulle ginocchia. Senza spingere con le braccia. Estendo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ancora due o tre volte. Su ancora. E l'ultimo. Su in piedi. Apro le braccia all'esterno. Ginocchia leggermente piegate, fletto il busto in avanti e risalgo, risalgo, su e tre, 10 volte, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Bene. Chiudo le ginocchia, appoggio le mani qua. Senza staccare i talloni dal suolo, mi muovo con una circonduzione in un senso, abbassando e ritornando, abbassando e ritornando, ancora nello stesso senso. Stop, cambio senso. Via. Stop, leggermente divaricate, movimento delle ginocchia in un senso, stop, nell'altro senso, su, 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 su. E ritorno in piedi piano. Divarico bene le gambe. Appoggio una mano a terra. 10 secondi. Cambio. Via. Cambio. Cambio. Ancora uno, cambio. E cambio l'ultima volta. Bene, su. Ok, benissimo. Allora, iniziamo con due serie. Da 15 ripetizioni ciascuna di squat accosciate, semplici. Punte dei piedi, come diciamo sempre, leggermente aperte verso l'esterno. Appoggio una mano sull'altra. Bene. Le scapole addotte e lo sguardo in avanti. Inspiro scendendo. Espiro risalendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4 e 5. Stop. 10 secondi di pausa. Bene. Ok. Seconda serie. Scendo più piano della risalita rispetto alla risalita, eh? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 4 e 5. Buono così. 20 secondi di recupero. Poi faremo affondi laterali a destra e a sinistra. Attenzione
sempre, come diciamo sempre, attenzione alle ginocchia soprattutto. Buono. Ne facciamo 10 per lato, per gamba, alternando i lati. Teniamo sempre le mani qua, sul davanti, una sull'altra. Vai. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove, 10, buono, recupero, recupero, il ginocchio segue la direzione della punta del piede, pronti? Via, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Su e recuperiamo un po' di più, circa mezzo minuto. Recuperiamo. Il prossimo faremo gli immancabili affondi statici o split squat, perché l'affondo vero e proprio prevederebbe un passo in avanti oppure un passo indietro. Quando li facciamo statici, si chiamano split squat. Allora, una buona distanza tra un piede e l'altro. Trovate la posizione d'equilibrio. Ecco, l'ho trovata. Sguardo in avanti, scapole sempre addotte e piego bene anche la gamba dietro. Scendo. Quasi a toccare, ritorno, scendo e ritorno. Bene? Allora, 10 ripetizioni e poi cambiamo. Ne facciamo due serie per lato. Pronti con la prima serie? Bene? Posizione. Via. Uno. Attenzione al ginocchio della gamba che sta avanti. Non deve oltrepassare la punta del piede, siamo a 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop, cambiamo gamba, posizione e via. 1 e su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, si cambia subito perché la gamba che ha lavorato per prima ha già recuperato. Andiamo ancora. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Cambio gamba. Pronti? Via, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Bene. Un ultimo esercizio in piedi. Tratteniamo la posizione bassa dello squat per 10 secondi e lo facciamo 5 volte. Quindi ci mettiamo nella posizione dello squat. Questa volta possiamo tenere le braccia avanti e dovremo fermarci, vi faccio vedere, a questa altezza. Bene? Io vi prendo il tempo per 10 secondi. Pronti? Allora, ne facciamo 5, eh? Braccio avanti e scendo, fermi. Respirate, respiriamo bene. Su. Pronti? Giù, stop. Fermi lì. Su. E questo era il secondo. Pronti per il terzo? Scendere. Via. Su. Gli ultimi due. Pronti? Il quarto. Giù. Stop. Ancora 3, 2, 1, su. Buono. Solo l'ultima adesso. Pronti? Giù. Fermi lì. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo. Allora, appoggiamo le mani sulle cosce, allentiamo completamente la tensione dal muscolo e facciamo ballare, va bene, il muscolo. Lo scuotiamo su. Rilasso. Benissimo, stop. Ok, andiamo a terra. Adesso faremo alcuni esercizi per i glutei, sia con entrambi i piedi a terra, sia un arto alla volta sollevato da terra. Bene? Classici, fatti bene, mi raccomando, usate la contrazione dei muscoli glutei, non forzate mai il ponte sulla schiena. Bene, iniziamo. Allora, a terra. Braccia ben distese all'esterno e mi sollevo in ponte fino a portare il bacino allineato con le cosce, con il busto. Bene? Allora, e lo facciamo per 30 secondi, 10 secondi di recupero e altri 30 secondi, due serie. Pronti? Allora. Via, prima serie. Sollevo
e ritorno sfiorando il pavimento, sfioro, sfioro, ancora, 10 secondi, eh? Bene, stop, appoggio, mi fermo per 10 secondi. Pronti a ripartire? Via, su, su, su. Ancora, spingere, però contraendo bene i glutei, non forzate mai la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Molto bene. Lavoriamo con una sola, con un solo piede a terra, l'altra gamba. Anche questo lo facciamo spesso a lezione, è buono. E facciamo 20 secondi per gamba, lo ripeteremo 2 volte. Pronti? Prima serie. Via, su, 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 20 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop, cambio gamba, siete in posizione, via, iniziate. Così ancora, non vi vedo ma so che lo state facendo bene. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop, cambio di nuovo, riparto con la prima gamba che abbiamo fatto, via! Su, su, su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Cambio e concludo sull'altra gamba. Via! Ancora. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Molto bene. Allunghiamo. Per qualche secondo stendiamo bene la gamba in alto, trattenendo con le mani la coscia. Non occorre tirare troppo, non forzate, basta tenere l'allungamento. Appoggio, cambio gamba. Perfetto. Bene. Allora, facciamo lavorare addominali, così intanto le gambe riposano. Allora, per gli addominali facciamo 2 serie di crunch. Allora, anche questo lo facciamo a tempo. Facciamo 30 secondi di esercizio, 10 secondi di recupero. Ricordiamoci di non forzare il collo, ma tenere dentro, tirare dentro l'addome, soprattutto il muscolo trasverso che è interno. Pronti? Il movimento utile è fino a qui. Non si corre e si espira durante il movimento. Pronti?
Prima serie, 30 secondi, via. Teniamo il ritmo. Chi lo desidera può tenere anche solo i talloni appoggiati. E le punte sollevate. Stop, recupero, mi fermo per 10 secondi. Pronti? Via. Su. Bene ancora, 10 secondi, ci siamo quasi, stop, perfetto, allunghiamoci. Benissimo così. Buono, adesso terremo le gambe sollevate e flesse, possibilmente le ginocchia vicine, non state con le ginocchia in fuori, e il movimento che faremo è sempre un crunch, con torsione a destra e torsione a sinistra. Non forzate, mi raccomando. Continuando ad alternare lato destro, lato sinistro per mezzo minuto a partire da ora. Via! Su, destra, sinistra, destra, sinistra, via, su, 10 secondi. Bene, ci siamo quasi. Stop. Recupero al solito 10 secondi. Pronti? Seconda serie sulle gambe. Unire le ginocchia, punte dei piedi su in alto. Via. Destra e sinistra. Non muovetevi troppo velocemente, sentite bene il muscolo che lavora, che si contrae, soprattutto retto e obliquo. 10 secondi. Ci siamo quasi. Stop. Perfetto. Allungarsi. Bene. Adesso gambe sollevate, flesse, braccia lungo i fianchi, crunch inverso, lo facciamo spesso. Perché è particolarmente buono, efficace. Ricordiamoci, non si slanciano le gambe, si usano gli addominali e ci arrotoliamo. Bene? La sensazione deve essere proprio quella di arrotolarsi. Da qui, inspiro, soffio. Pronti? 30 secondi, anche questo, per due volte. Via! Su,
Non cerchiamo di spostare troppo il bacino, eh? Altrimenti sforziamo altre zone. Movimento ben controllato, mancano 10 secondi. 5. E stop. Recupero. Pronti? Facciamo forza anche sulle braccia che sono ben distese. Non buttiamo indietro il mento così, ma teniamolo giù, ben appoggiata la nuca. Pronti? Via! Coraggio ancora. Mancano 10 secondi. Mantenete sempre lo stesso ritmo. Inspirazione. Espirazione durante il movimento. Stop. Ancora. Allungamento a terra. Perfetto. Bene. Allora, mettiamoci in quadrupedia. Dunque, adesso facciamo l'esercizio distensione di braccio e gamba opposti, dei lati opposti. Un esercizio che facciamo spesso, è buono perché oltre ad allenare anche l'equilibrio e la coordinazione, è un buon esercizio per la parte centrale del nostro corpo, sia addome che zona lombare e dorso. Bene, da qui lo conoscete bene, con un movimento non troppo veloce, mantengo 2 secondi e ritorno. 2 secondi e ritorno. Non mandate la gamba troppo in alto o troppo in basso, cerchiamo l'allineamento. Pronti? E ne facciamo 10 per lato. Da ora. Via, una, due, alterniamo, tre, quattro, su, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, stop, mi stendo, mi allungo, buono, l'esercizio è simile. Non alterniamo e lo facciamo più dinamico, cioè possiamo farlo in due modi, così, quindi la mano tocca il ginocchio, oppure così, il gomito tocca il ginocchio. Questa seconda versione è un pochino più difficile, scegliete la vostra, quella più adatta a voi. Non cambiamo lato e ne facciamo 10. Pronti? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio lato, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Allungarsi. Buono così. Perfetto. Adesso siamo in questa posizione, cambiamo e facciamo 3 tenute isometriche, questo, classico, bene? Allora, ogni volta 30 secondi, ho detto 3 ma meglio se ne facciamo 2, così poi ve ne faccio fare 2 in un altro modo. Pronti? 30 secondi, posizione, i piedi sono leggermente distanziati, via! Coraggio, respiriamo bene, siamo a metà. Cinque secondi, stop, appoggio, recupero, pronti, mettiamoci in posizione, via. Siamo a 15 secondi, coraggio, continuiamo a respirare bene. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Benissimo. Riposiamoci un attimo. Intanto vi spiego il prossimo. Allora, è abbastanza faticoso, proviamo a fare 8 ripetizioni in tutto e si tratta di questo, a volte a lezione l'abbiamo fatto, si parte dalla posizione del plank e da qui spingo, sollevo destra, sinistra, riappoggio destro, riappoggio sinistro. Questa è una, poi destro, sinistro, giù destro, giù sinistro. Per 4 volte partendo da destra, più 4 volte partendo da sinistra. Cercando durante l'esercizio di mantenere anche il più possibile l'allineamento bacino-schiena. Pronti? Si parte allora dalla posizione, via, destra, sinistra, giù, giù, uno, giù, giù, due, giù, tre, quattro, stop, da sinistra ora, uno, due, tre, quattro, giù, giù e stop. Bravissimi. Allora,
Prendiamo mezzo minuto di recupero. E l'ultimo che facciamo è sempre una tenuta isometrica, e il cosiddetto plank inverso, cioè vi faccio vedere. Appoggiamo bene le mani a terra. Sarebbe meglio non mandare le dita indietro, ma tenerle o rivolte in avanti o leggermente verso l'esterno. La posizione che dobbiamo mantenere per 10 secondi è la seguente. Da qui andiamo su e teniamo per 10 secondi. Non buttiamo la testa indietro. Bene? Allora, e ne facciamo di questi pochi, ne facciamo solo 3. Pronti? Allora, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù, recupero. È normale che sentiate anche la tensione dietro il braccio, sul tricipite. È normale. Pronti? Seconda. Su. Dieci secondi, ci siamo quasi. E giù. Recupero. Pronti? Ultima ripetizione. Via. Ciao Tiziana. Stop. Molto bene. Perfetto così. Allora, adesso due serie di piegamenti sulle braccia, immancabili. Ne facciamo 15 e, come al solito, scegliamo la posizione più adatta alle nostre capacità. Questa è la posizione facilitata. E vi ricordo di non poggiare tutto il peso sulla rotula, ma nella zona della coscia, subito soprastante la rotula. Va bene? Quindi è la coscia che appoggiamo. I gomiti non vanno all'esterno, ma vanno leggermente, solo leggermente in fuori. Pronti? Tengo bene gli addominali, sguardo in basso, 1, 2, 3, 4, 5, fuori l'aria, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5, recupero. Recupero. Ancora qualche secondo di pausa. Bene. Torniamo in posizione. Via. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
3, 4 e 5. Stop. Benissimo. Allora, ultimo esercizio, poi faremo qualche minuto di stretching. L'asciugamano di cui parlavamo prima, lo arrotoliamo e dovremo tenerlo ben teso, quindi tirando come se volessimo strapparlo, e mantenendolo così faremo un esercizio di trazione verso le clavicole, va bene? Ma sempre con l'elastico, con scusate, l'asciugamano bene in tensione. Lo faremo in decubito crono. Quindi ci mettiamo bene a terra, prendiamo l'asciugamano, tiriamolo forte con le mani come per strapparlo e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Riposiamoci un attimo. Bene, di nuovo, mi raccomando, allora, tirare forte questo asciugamano, deve essere sempre teso, non allentate mai la tensione. Ben teso, pronti? Via, verso le clavicole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 e 5. Stop. Benissimo. Ok, abbiamo fatto. Allora, qualche minuto di stretching. Schiena a terra. Buono. Afferro la gamba destra sotto al ginocchio, sulla tibia. Tengo questa posizione e mi rilasso bene. Giù, cambio gamba. Giù, bene, mani alle ginocchia, apro, tengo l'apertura, oscillo destra e sinistra, oscilliamo, massaggiamo la schiena. E riappoggiamo. Braccia a terra, gamba destra su gamba sinistra. Scendo verso il pavimento. Senza cambiare gamba, scendo sull'altro lato. Ritorno al centro, cambio gamba, scendere su un lato, bene, lentamente passate all'altro lato,
e su. A sedere. Stendo una gamba e fletto l'altra, appoggiando il piede all'interno della coscia, evitando di incurvarmi, mi allungo. Bene, lascio piano, cambio lato. E lascio. Buono, alziamoci. Palme in avanti, su in alto, mi allungo bene in alto, poi fletto verso destra, su, fletto verso sinistra. Giù, appoggio le mani sulla nuca e appoggio il peso delle braccia sul collo, cioè il collo si allunga, si stende, ma non forziamo troppo. Bene, respiriamo bene, lasciamo, riprendiamo, su, e ci siamo, abbiamo finito. So che siete stati bravissimi, come al solito. Spero che mi abbiate sentito bene, abbiate visto bene e se c'è qualcosa da fare per migliorare, segnalatelo pure. Bene? Allora io vi saluto, vi abbraccio tutti, alla prossima. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito.